Sono foto che hanno al centro la bellezza, scattate con semplicità. Il professore Sergio Fasson, docente di chimica presso l'Istituto Guido Donegani di Crotone, ha allestito la sua mostra personale presso la Sala Margherita e sarà visitabile fino al 2 dicembre, offrendo ai visitatori un'esperienza visiva particolare, poiché si tratta di scatti realizzati con lo smartphone durante le passeggiate mattutine con il cane del professore Sergio Fasson. Ormai gli smartphone fanno parte della nostra quotidianità, quindi farne anche un uso tra virgolette dedicato alla bellezza, ecco, la bellezza che ci circonda. La particolarità della mostra risiede nel focus sugli scatti realizzata con dispositivi mobili, dimostrando come la tecnologia moderna possa catturare e valorizzare la bellezza quotidiana del territorio crotonese. Allora, c'è il mondo che vivo, ecco, quello che quotidianamente osservo, ecco, in varie fasi della giornata, soprattutto all'aurora o all'alba, ecco, che è uno spettacolo che veramente prepara la giornata. Ecco. Molte volte non li vediamo certe situazioni che ci circondano, ecco, perché siamo presi giustamente dalla nostra vita, però poi in alcuni momenti, quando ci concentriamo su quello che ci circonda, si apre un mondo. Ecco, questo mondo io lo voglio raccontare attraverso questi scatti. E alcuni scatti di questa mostra, vedo, sono anche un richiamo alla bellezza, ovvero a tenere più cura dei luoghi. Certamente, ecco, il centro storico, il lungomare, ma direi tanti luoghi di Crotone raccontano una storia, hanno una bellezza, ecco, e spesso vengono trascurati, vengono anche violati da noi cittadini, ecco. Io attraverso questi scatti voglio valorizzarli, ecco, rendere bello ciò che è bello, che però non viene visto. Il professore Sergio Fasson ha sempre questo smartphone pronto in tasca, pronto all'utilizzo. Sì, certamente, però non andrò oltre lo smartphone perché sarà una coincidenza, però io scatto molte volte all'alba quando porto in giro, ecco, il mio cane, ecco, perché ha dei tempi suoi, dei luoghi suoi, ecco, e quindi riesco a vedere determinate zone di Crotone che però riesco a fotografare con una mano, perché con l'altra devo tenere il cane, quindi non posso con una macchina fotografica. Io concluderei questa intervista così. Lei insegna all'Istituto Guido Donegani, a che fare ogni giorno con i ragazzi oltre che i suoi figli, ma riguardo l'utilizzo dello smartphone, cosa vuole dire loro? Certamente di farne un buon uso, ecco, molti ragazzi lo fanno questo buon uso, anche se come dire, entrare in dinamiche di siti, di filmati, insomma, questo non va bene, però lo smartphone riesce sempre a immortalare. Io a scuola lo faccio utilizzare durante le esperienze di chimica, ecco, quando avviene una reazione, quando c'è qualcosa di particolare, ecco, lo studio. Stupore. Ecco, far innamorare i ragazzi molte volte della chimica anche attraverso uno scatto, attraverso qualche secondo di una ripresa, di una reazione. Ecco, questo significa anche lavorare sulla disciplina. Ecco. Questa mostra invita alla bellezza, ma anche un contenuto, avere cura dei luoghi che abitiamo e che visitiamo tutti i giorni. E certo, questa mostra rappresenta un vero e proprio e viaggio nella bellezza anche del nostro patrimonio culturale, ma possiamo dire che il titolo si addice anche perché da sempre vi è uno stretto legame tra condizione umana e bellezza, bellezza creata anche dall'arte. L'arte produce bellezza e genera effetti positivi sulle nostre emozioni.